Siamo vissuti a lungo con l'incubo di essere troppi sul pianeta, troppe bocche da sfamare. Questo era un po' anche, diciamo, il tema del pensiero malthusiano, dal nome di un economista dell'Ottocento, Malthus. Non saremmo mai stati in grado di sfamare tutti quegli esseri umani che mettevamo al mondo. E la profezia di Malthus non si è mai realizzata, i progressi dell'agricoltura hanno fatto sì che il pianeta fosse in grado di sfamare anche 8 miliardi di persone. Adesso improvvisamente abbiamo un incubo diverso, è quello di scomparire, almeno in alcune parti del pianeta, in particolare in Europa, in particolare in Italia, ma c'è anche il caso del Giappone che ci ha preceduto, non facciamo più figli, ne facciamo troppo pochi, invecchiamo sì molto a lungo, ma questo squilibrio tra poche nascite e lungo invecchiamento provoca una serie di problemi. Quello più noto, forse il più dibattuto, è quello pensionistico. Cresce la spesa per pensioni, la spesa per la sanità, ma non ci sono abbastanza giovani a pagare contributi per finanziare il sistema pensionistico o il sistema sanitario. Una delle cose interessanti è che anche paesi che definivamo terzo mondo, paesi poveri, paesi sottosviluppati, sia pure in ritardo, stanno seguendo una traiettoria un po' simile alla nostra, cioè le nascite tendono a diminuire. E sapete qual è l'elemento di spiegazione decisivo in tutte le latitudini del pianeta? Quando le donne cominciano a studiare. Ogni volta che un paese raggiunge un certo livello di istruzione femminile, improvvisamente le nascite calano. Le donne diventano in qualche modo padrone delle proprie decisioni in fatto di natalità e non vogliono avere troppi figli. E questa è una tendenza che in futuro potrebbe fermare l'aumento della popolazione dell'intero pianeta. Quindi i problemi che oggi consideriamo molto europei diventeranno un po' problemi di tutti. Guardate, sta già succedendo in Cina, chi l'avrebbe mai detto? La Cina, che aveva dovuto adottare la politica del figlio unico per mettere sotto controllo le nascite, ha già incontrato il problema opposto. Le donne cinesi non fanno più figli. La Cina vede arrivare all'orizzonte molto velocemente la prospettiva di una riduzione dei suoi abitanti, di uno spopolamento. Incredibile a dirsi per una nazione di 1.400.000.000 di persone, ma i cinesi cominciano ad aver paura di essere troppo pochi.